Dunque, oggi parliamo di alcuni concetti relativi al controllo di sistemi lineari e stazionari. In particolare parliamo di raggiungibilità, controllabilità e osservabilità. Ci limitiamo a un sistema lineare stazionario. Quello che facciamo è introdurre questi concetti, definirli, verificare per quali condizioni sul sistema lineare e stazionario considerato, queste proprietà sono verificate e che impatto hanno sul controllo e la regolazione del sistema corrispondente. Dunque, cerchiamo di semplificare un po' la spiegazione e sebbene questi siano concetti che si riferiscono sia a sistemi lineari tempo continuo, sia sistemi lineari tempo discreto, vedrete i ragionamenti che faremo, le prove, le dimostrazioni che vedremo sono riferite a un sistema tempo discreto. In realtà le stesse cose si applicano in modo identico a un sistema tempo continuo. Sapete, c'è un modo automatico per passare da un tempo discreto all'equivalente tempo continuo e viceversa, quindi in realtà è abbastanza intuibile che da una cosa si passi all'altra. Noi ci concentriamo sul tempo discreto perché è più facile la dimostrazione, cioè richiede meno passaggi e quindi rimane più facilmente impressa. Qual è la descrizione del sistema tempo continuo? Beh, voi avete un'equazione differenziale nel tempo che definisce l'evoluzione degli stati. Gli stati, immaginate, siano descritti dal vettore x. E l'evoluzione degli stati dipende dall'ingresso. L'ingresso è definito da un vettore U. Immaginate che il vettore U sia fatto da m elementi, quindi ho m ingressi. Il vettore x degli stati, io faccio la freccia adesso, ma poi non la uso per semplicità di notazione. Il vettore x degli stati è fatto da n stati, n variabili di stato, e immaginiamo di avere un altro numero intero generico L uscite. Le uscite sono descritte da Y. Quindi, come sapete, avete equazione differenziale nel tempo che descrive l'evoluzione degli stati e poi avete un'equazione che descrive le uscite in funzione degli stati e degli ingressi. Quindi il sistema è completamente descritto identificato da quelle quattro matrici. Quindi un sistema tempo discreto, descritto in modo analogo, ho un'evoluzione nel tempo degli stati che tipicamente è descritta in questo modo. Di nuovo, gli stati sono x e sono, quell'x corrisponde a un vettore di n elementi, che sono gli n stati, u sono gli ingressi, m elementi, e poi di nuovo l'uscita dipende dallo stato e dall'ingresso. Chiaramente l'indice k, k più 1, eccetera, è il cappesimo, il k+nesimo istante temporale. Chiaramente questo è un sistema a tempo discreto. Allora, ripeto ancora una volta, noi per comodità di derivazione ci concentriamo nelle dimostrazioni sul tempo discreto. La stessa cosa vale pari pari. Quindi
per il tempo continuo. Partiamo dalla prima di queste proprietà, è la raggiungibilità. La definizione è in questi termini: un sistema si dice raggiungibile o, come fa comodo a noi, diciamo completamente raggiungibile se partendo da uno stato iniziale x con 0 si può raggiungere qualsiasi altro stato iniziale x con una opportuna azione di controllo. La riscrivo: un sistema è raggiungibile se cos'è l'opportunazione di controllo? L'opportunazione di controllo è una sequenza di ingressi, una sequenza tempo discreta nel tempo, oppure una certa UDT definita. Quindi esiste il modo di portare da x con 0 da un qualunque x con 0 a un qualunque x il sistema. Se rappresento, vabbè, in modo bidimensionale per comodità di scrittura, lo spazio degli stati, io devo poter partire da uno stato x con 0 dove metto l'origine, insomma, per comodità, magari facendo un'opportuna traslazione delle variabili di stato, da x con 0 posso arrivare a un qualunque x, no? Scegliendo un percorso determinato dagli ingressi che fornisco al sistema, posso portare il sistema ovunque. D'accordo? Per analogia, è comodo vedere anche la definizione di controllabilità subito, perché è molto simile a quella di raggiungibilità. Che richiede la seguente cosa. Come dire, un sistema è controllabile, proviamo a scrivere direttamente la definizione. Se a partire da un qualunque stato X esiste una opportuna azione di controllo in grado di portare il sistema nello stato x con 0. Quindi, se volete, è un'operazione contraria. Io, rappresentando di nuovo lo spazio degli stati, so che questo x con 0, da qualunque punto devo tornare alla base. Okay? Devo essere in grado di avere un'azione di controllo che mi
cioè una successione di ingressi che da qualunque stato di partenza mi porti il sistema in x con 0. O come sarà, come è intuibile già un pochino ora, ma sarà un po' più chiaro quando andiamo a vedere la cosa analiticamente, la controllabilità è più facile da ottenere della raggiungibilità, perché voglio portare il sistema in uno stato x con 0 definito a priori. No, nella raggiungibilità lo voglio portare in qualunque stato x, quindi comunque è più, come vedremo, è un pochino più difficile la raggiungibilità. Allora, vediamo dal punto di vista analitico che condizioni sono richieste al sistema perché queste proprietà siano soddisfatte. Ma partiamo dalla raggiungibilità. E procediamo, come dire, più o meno partendo da un esempio, perché per induzione direi più che partendo da un esempio. Allora, partiamo dall'istante 0, lo stato iniziale, quindi per k uguale 0, lo stato vale x con 0, questi sono tutti vettori, non faccio la notazione del vettore semplicemente per semplicità, sono tutti vettori. Poi ho x con 1, uso l'equazione degli stati, x con 1 è a per x con 0 più b per u di 0. Quindi x con 0 è 0 più b per u di 0. Vado avanti, x con 2 sarà a per x di 1 più b di u 1. Se sostituisco l'espressione di x di 1 che ho trovato prima, qua che cosa viene fuori? Viene fuori a quadro x0 più ab per u di 0 più b per u di 1. Va bene? Vado avanti, x di 3 sarà ovviamente a per x di 2 più b per u di 2. Quindi sostituisco quello che ho trovato, sto cercando di procedere per induzione per trovare la regola generale, e quindi dopo aver visto 1, 2 e 3 la estraiamo la regola generale. Se sostituisco, qui mi viene a alla terza per x0 più a al quadrato per b per u di 0 più ab per u di 1 più b per u di 2. A questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro qual è il meccanismo generale. In pratica, se io procedo, avrò che per x di n ci sarà questa espressione, per x di k facciamo, più che n abbiamo già assegnato un significato, per x di k avremo a alla k per x0 più, e qui ci sarà una sommatoria per k decrescenti, no? Quindi avrò u per i che va da 1 a k, avrò a alla k meno i per b per u di i meno 1, direi, giusto? Perché vedete, se lo provate nel caso di k uguale a 3, questa espressione qui mi dà il termine giusto, c'è un a elevato alla k meno 1 per b per u di 0 più a elevato alla k meno 2 per b per u di 1 e così via. Quindi questa è l'espressione generale: quando i è uguale a k viene a alla 0 che fa 1 per b per u di k meno 1, che è l'ultimo termine, quello che non contiene a esplicitamente. Va bene? Va bene. Nel caso particolare in cui k sia uguale a n, quindi al numero di stati, questa la posso scrivere in un modo un pochino più compatto, vedete, perché io ho descritto l'evoluzione del sistema. Ritorniamo a quello che vogliamo ottenere con la raggiungibilità. Da x con 0 noi vogliamo essere in grado di raggiungere qualunque x con un'opportunazione di controllo, quindi noi dobbiamo verificare se
per qualunque x finale esiste l'opportunazione di controllo, quindi esistono gli ingressi U che ci fanno arrivare là. Quindi U è la soluzione del sistema che vogliamo risolvere. Sostituisco a KN e porto i termini noti da questa parte. Quindi qui ho x di n meno A alla n per x con 0 uguale a questa roba qua. Qui per questa sommatoria, per comodità, posso scriverla anche come prodotto di matrici. Vediamo un po' se viene subito. Vedete, in pratica parto dall'ultimo, qui mi viene b. L'ultimo termine è b per u di n meno 1, poi qui c'è ab per u di n meno 2, vado avanti, l'ultimo termine sarà a alla n meno 1 per b e questo qui a moltiplicare sarà u di 0. Quindi questo è il sistema. Allora, supponiamo di ragionare in questo modo. Se x di n è lo stato finale che voglio raggiungere, x0 è lo stato iniziale, esiste un'azione di controllo, cioè quindi una sequenza di u che mi porta da x0 a xn. Ma se esiste, è la soluzione di questo sistema. Perché il termine noto a sinistra dell'uguale è noto, è rappresentato da x di 0 che so, x di n, che è lo stato che voglio raggiungere, a, che è la matrice del sistema che conosco. Quindi quello è un termine noto. La matrice, quella B, AB, eccetera, la conosco. L'incognita sono gli u. Quindi se per ogni x di n esiste un vettore u che risolve il sistema, allora vuol dire che per ogni stato finale esiste l'opportunazione di controllo. Ok? Quindi, diciamo, la condizione di raggiungibilità si riduce a verificare la condizione di esistenza di una soluzione a questo sistema. Quindi lo scrivo un attimo come appunto. Il sistema è raggiungibile se per ogni x di n esiste una soluzione. Allora, vediamo un po' che sistema abbiamo. Questo elemento qui se n sono gli stati, questo qui è un vettore di n elementi. Va bene? Quindi questa è una matrice n per 1. Ok? Questo qua, abbiamo detto, abbiamo m ingressi, ci sono n elementi in questo vettore, ciascuno di e, ci sono m elementi, sono gli u, ciascuno dei quali è composto a sua volta da m elementi. Quindi questo vettore qui è questo vettore è m per n per 1. Ho messo uno dietro l'altro, n vettori ciascuno di m elementi. D'accordo? Questa matrice, giusto per verificare che torni, chiaramente B è una matrice n per m, quindi ci sono n righe, B ha m colonne e viene ripetuto lo stesso blocco n volte, quindi questo è n per mn, dove m è il numero degli ingressi e n è il numero di stati. Grazie.
nel caso particolare in cui ci sia soltanto un ingresso, m uguale a 1, quella matrice è una matrice quadrata. Va bene? Allora, questa matrice qua si chiama matrice di raggiungibilità del sistema. Si indica di solito con la lettera R, è esattamente questo pezzo, e il sistema chiaramente ha almeno una soluzione se il rango della matrice di raggiungibilità è pari a n. No? Se il rango è pari a n, esiste almeno una soluzione. Nel caso particolare in cui m sia uguale a 1, se il rango è uguale a n, vuol dire che il determinante della matrice è diverso da 0, quindi la soluzione è anche unica. Va bene? Però se m è maggiore di 1, il fatto che il rango della matrice sia n non mi garantisce l'unicità della soluzione, ma non è importante ai fini della raggiungibilità. D'accordo? Quindi, ripeto, come sapete, in un sistema lineare di questo tipo, se il rango della matrice è almeno al massimo pari a n, non può essere più di n perché ci sono n righe, pari a n, esiste almeno una soluzione e quindi il sistema è raggiungibile. Il sistema è raggiungibile se il rango di R è uguale a n. Non solo, ma nel caso tempo discreto si dimostra che ogni stato può essere raggiunto in n passi, perché x di n è lo stato finale. Ora, noi non otteniamo una derivazione completa, è possibile dimostrare, e non lo facciamo, che se non si raggiunge in n passi non si raggiunge più. Quindi è sufficiente. Se è raggiungibile lo stato si può raggiungere n passi, altrimenti è inutile aumentare il numero di passi. Comunque lo stato non è più raggiungibile. Questa è una cosa che si verifica facilmente andando a guardare le proprietà della matrice di raggiungibilità. Però insomma, diciamo, diventa quello un esercizio di algebra lineare e non molto di più. Diciamo, per il momento il messaggio principale passa. Diciamo, in generale io uso un avverbio che qualifichi la cosa, che quando intendo raggiungibile voglio dire raggiungibile per definizione, che vuol dire completamente raggiungibile, cioè ogni stato può essere raggiunto. Se invece il rango di R è inferiore a n, che cosa succede? Torniamo un attimo indietro al sistema. Dunque, come sapete, dal punto di vista matematico, se guardate il sistema, se il rango è inferiore a n, non esiste la garanzia dell'esistenza della soluzione. Ciò non vuol dire che la soluzione non esista mai. In alcuni casi la soluzione può esistere, in altri casi non esiste. Dal punto di vista matematico è facile vedere la cosa, perché in pratica, quando è che esiste una soluzione? Esiste una soluzione se il termine noto, quindi lo stato finale, appartiene all'immagine della matrice di raggiungibilità. Quindi se il termine noto, x con 0 posso traslare gli stati e portarlo all'origine, no? Tanto così, facendo un cambiamento di variabile, immaginate che x con 0 sia l'origine. Il termine noto è lo stato finale. Se lo stato finale appartiene all'immagine della matrice di raggiungibilità, allora esisterà la soluzione. Ok?
Quindi è, in quel senso possiamo dire non è raggiungibile da definizione, possiamo aggiungere un avverbio qualificativo, è parzialmente raggiungibile e gli stati raggiungibili sono quelli che appartengono all'immagine di R. Quindi se il rango di R è inferiore a n, sono raggiungibili solo gli stati che appartengono all'immagine di R. Parte, ma facciamo in, non mi ricordo come si diciamo all'immagine di R. Noi questo lo chiamiamo parzialmente raggiungibile. Mi ricordo che parzialmente raggiungibile da definizione vuol dire non raggiungibile. Però noi sappiamo che non raggiungibile vuol dire che comunque alcuni stati sono effettivamente raggiungibili. Ok? Va bene, possiamo verificare adesso la controllabilità perché la situazione è molto simile. Riscriviamo un attimo il sistema. Io ho scritto il termine noto è x di n meno a alla n per x0 uguale alla matrice di raggiungibilità per questo vettore degli ingressi. Quindi allora, nel caso della controllabilità, se vi ricordate, abbiamo un percorso opposto da fare. Abbiamo detto partiamo da un x qualunque e poi dobbiamo arrivare nel punto x con 0. Quindi in pratica questo è x di 0. No, prima l'avevo chiamato x con 0, ma a questo punto non è più così, perché x di 0 in questo caso diventa lo stato qualunque, quindi è lo stato di partenza generico, e l'x di n sarà invece lo stato noto, fissato, x di 0, che nel nostro caso può essere, ripeto, con opportuna traslazione con un cambiamento di variabile può essere l'origine, cioè possiamo fissare l'origine in x0, no? Allora, a questo punto il sistema diventa, con questa sostituzione, diventa leggermente diverso, perché cosa succede? Vedete, qui abbiamo x di 0 meno a alla n per x uguale a R per U da n-1 a 0. Allora qui la cosa viene leggermente diversa perché, di nuovo, supponete che questo qui sia l'origine, quindi levate x di 0 di torno. Il termine noto adesso non può essere qualunque, non è un qualunque elemento in R alla n. No, nello spazio n-dimensionale, ma è un elemento che appartiene all'immagine di A. Quindi la matrice di raggiungibilità mappa gli ingressi nell'immagine della matrice di raggiungibilità. Il termine noto è nell'immagine di A, a questo punto la condizione di esistenza della soluzione è che l'immagine di A sia contenuta nell'immagine di R. D'accordo? Se l'immagine di A è contenuta nell'immagine di R, allora la soluzione esiste. Perché io qualunque posso scegliere un set di ingressi che mi porti in qualunque punto dell'immagine di R. D'accordo? Quindi la soluzione esiste. Esiste se l'immagine di A è contenuta nell'immagine di R. D'accordo? La soluzione esiste, vuol dire il sistema è controllabile.
Vedete, in pratica assomiglia molto la controllabilità alla raggiungibilità. Dove sono le differenze? Beh, se A, facciamo un esempio, se A è una matrice con determinante non nullo, allora l'immagine di A è tutto reale a n. In quel caso lì la controllabilità e la raggiungibilità sono soddisfatte contemporaneamente o non lo sono. Vi ricordo, la controllabilità mi richiede che l'immagine di A sia contenuta nell'immagine di R, contenuto, sì, vabbè, contenuto nell'immagine. La raggiungibilità mi richiede che l'immagine di R sia R alla n. Se l'immagine di A è R alla n, cioè se A ha determinante diverso da 0, le due cose coincidono. D'accordo? Quindi, due osservazioni che è bene fare. Prima, se il determinante di A è diverso da 0, la raggiungibilità e la controllabilità coincidono, che vuol dire se è soddisfatta una condizione, lo è anche l'altra e viceversa. Va bene? C'è un'altra osservazione da fare, che se in generale se l'immagine di A non ha determinante, cioè se l'immagine di A ha determinante, no, ho sbagliato, se A ha determinante nullo, cioè l'immagine è più piccola di R alla n, un sistema può essere controllabile ma non raggiungibile. Viceversa, se un sistema è raggiungibile, è senz'altro controllabile. Va bene? Questo si capisce bene, perché il sistema sia raggiungibile, l'immagine di R deve essere R alla n. Perché un sistema sia controllabile, l'immagine di R deve contenere l'immagine di A. Questa seconda, se la prima è soddisfatta, la seconda per forza lo è, perché ha una matrice n per n, quindi al più l'immagine sarà R alla n. D'accordo? Quindi, questa è l'altra condizione da ricordare. Se un sistema è raggiungibile, allora è anche controllabile. Quindi la controllabilità è più difficile. È più facile da ottenere, la raggiungibilità è più difficile da ottenere della controllabilità. Va bene. Dunque, dal punto di vista pratico, voi potete immaginare che la controllabilità è una condizione molto importante da raggiungere per un sistema. E noi abbiamo bisogno di essere sicuri che gli ingressi che forniamo al sistema siano in grado di portare lo stato del sistema dove vogliamo. Se un sistema non è totalmente controllabile, vuol dire che c'è qualche variabile di stato su cui non si riesce ad agire dagli ingressi. E quindi di fatto, diciamo, una parte del sistema non è sotto il controllo. E quindi diciamo, il comportamento non è prevedibile, non è gestibile. Quindi in realtà è importante verificare che tutte le variabili di controllo siano, tutte le variabili di stato del sistema siano effettivamente, come dire, controllabili dagli ingressi. Una condizione importante da verificare. Vediamo invece l'aspetto relativo all'osservabilità, l'altra quantità. Di nuovo partiamo dalla definizione. Un sistema è osservabile se, conoscendo
gli ingressi dall'istante, da un certo istante iniziale a un istante noto, finale, e conoscendo le uscite, Y abbiamo chiamate, da t uguale a t0 a t uguale a t finale, siamo in grado di ricavare lo stato di partenza. Di ricavare lo stato iniziale x all'istante t0. D'accordo? Oh, tenete presente, questa è una definizione, se volete, operativa, nel senso che è una definizione che consente la verifica ed è minimalista anche, perché in pratica ovviamente noi conosciamo le matrici del sistema, quindi se siamo in grado di ricavare lo stato iniziale, siamo in grado di ricavare lo stato del sistema sempre, perché conosciamo l'equazione di l'equazione differenziale che descrive l'evoluzione degli stati, conosciamo gli ingressi, quindi se conosciamo x all'istante 0, t0, sappiamo x a tutti gli altri istanti. Quindi l'osservabilità è una qualità relativa al fatto che osservando il sistema all'ingresso e all'uscita possiamo sapere che sta succedendo dentro, cioè come evolvono gli stati interni. Di nuovo, questa è una cosa importante per il controllo, perché se possiamo sapere a che punto sono gli stati interni, possiamo sapere qual è l'azione di controllo per portare il sistema in un altro stato. Ok. Va bene. Come definizione comoda, perché è abbastanza facile da verificare. Di nuovo facciamo la verifica partendo da considerando un sistema a tempo discreto. Di nuovo prendiamo l'evoluzione degli stati. Abbiamo Riscrivo per comodità le equazioni del sistema. Abbiamo Allora, guardiamo l'uscita. Y di 0 è uguale a C per x di 0 più D per u di 0, y di 1 è uguale a c per x di 1 più d per u di 1, però x di 1 dipende da x di 0, usiamo la prima equazione, quindi qua ci viene c x, no, n c per a di x 0 più c b di u 0 più d di u 0. Ok? Y di 2 sarà c per x di 2 più d per u di 2, però x di 2 lo posso scrivere in funzione di x di 1, il quale posso scrivere in funzione di x di 0. Facciamo un attimo i passaggi: c a per x di 1 più c b per u di 1 più d per u di 2, e faccio anche l'altro passaggio: x di 1 sostituisco la sua espressione, c a quadro per x di 0 più c a b, giusto, per u di 0 più c b per u di 0 più d per u di 0. Bene, quindi a questo punto come dire, il meccanismo è chiaro: se prendo la y generica all'istante k, mi verrà una cosa tipo questa, cioè mi verrà un c per a alla k per x di 0, che è il termine principale, più mi viene una sommatoria con la potenza di a decrescenti. Quindi qui mi viene una sommatoria per i che va da 1 a k. Vediamo un po' se torna, di c per a alla k meno i per b tutto per u di 0
No, ho sbagliato, aspettate. No, questa era UD1, eh. Questo qui era 1. Ho detto bene? In secondo termine c'è anche Questo è 1 e questo. Ah, aspettate, tutti i pedici. Ok, allora vediamo un po'. CBU di 1 e dovrebbe essere BU Aspettate un attimo perché qua si fa presto a. Ok, questo è 0, questo è 1 e questo è 2, va bene? Ok, è questo 1 e 2. Chiaramente questo è 2, questo è l'1. Dunque, vediamo un attimo, fatemi. C. Ok, va bene, no? Sì, ci siamo. Allora, qua, quindi qui che cosa viene? Viene U di I meno 1 più D di UK. E vedi, nel caso di, giusto per fare una riprova, nel caso di K uguale a 2, torna. Nel caso di K uguale a 2 torna e in generale funziona per K più grandi. Ok, allora, qual è il problema in questo caso? Noi vogliamo vedere se conoscendo tutti gli U e conoscendo tutti gli Y a vari istanti siamo in grado di ricavare X di 0. Quindi l'incognita del sistema è questa. Questa è la quantità che non conosciamo, mentre invece gli U e K e gli Y stavolta li conosciamo tutti. Allora, scriviamo questo sistema. Come termine noto posso mettere i termini che comprende gli U e K. E poi come incognita posso mettere x di 0. Ok? Quindi vedete, prendiamo la prima equazione, qui mi viene y di 0, prendo la prima, prendo questa e la copio qua. Y di 0 meno du0, che è noto, uguale a c per x di 0. Poi prendo la seconda. La seconda è y di 1, quindi questa è la seconda. Y di 1 meno cb di u di 0 meno d. Questa era 1 però, eh? Era uno. Era 1, sì, questo è 1. Devo copiare da destra. E quando questo è il problema è quando si. Fai conti mentre si parla alla lavagna. Vabbè, ok, questo era 1, perfetto. Meno d per u di 1, anche questa è tutta roba nota, no? Perché io le matrici le conosco, conosco ingresso e uscita, uguale a ca per x di 0, vedete? Poi vado avanti, mi viene y2 e poi alla fine, per ultimo, supponiamo di mettere il termine n-1, y di n-1, così ho n elementi, y di n-1. Meno, beh, questo fa parte del termine noto, quindi devo copiare quella sommatoria con k uguale a n-1, per b per u di i-1, meno d per u di n-1, e qui mi viene c per a alla n-1. Basta prendere i primi n elementi. Allora, guardiamo questo sistema come è fatto. Allora, questo qua si riconosce bene, è n, diciamo un vettore di n elementi, d'accordo? Quindi questo è un n per 1. N stati, questo è un vettore di n elementi. Questa matrice qui è fatta da quante righe? Le righe sono, ci sono n blocchi, ciascun n blocchi da a alla 0 a alla n-1, quindi n blocchi, e ciascun blocco contiene un numero di elementi pari alle uscite, che abbiamo detto essere L. Quindi questo è un blocco di n
un numero di righe pari a L per N, quindi LN, e un numero di colonne pari a N. Quindi LN per N. E quindi quest'altra matrice sarà ovviamente LN per 1, perché ho N blocchi e ciascun blocco è un vettore di L elementi. Va bene? Quindi di nuovo, cos'è successo? Conosco tutti gli ingressi, conosco tutte le uscite da 0 a n-1, quindi quel termine a sinistra dell'uguale è termine noto. Il sistema è osservabile se esiste una soluzione a questo sistema per qualunque termine noto. Va bene? Chiaramente una soluzione a questo sistema esiste se la matrice del sistema ha rango pari a n, perché n è il numero di elementi della soluzione. Questa matrice si chiama anche matrice di osservabilità. Questa qui è la matrice di osservabilità. Si indica con la lettera O. Di solito si scrive una calligrafica, no? No, maiuscola. Quindi, come avremo, ripeto, se il rango di O è uguale a n, il sistema è osservabile, cioè è completamente osservabile. Tra l'altro, siccome questa matrice è diversa dalle altre, la soluzione è unica, è no? Perché questa matrice è una matrice più alta che larga, per cui se esiste una soluzione, la soluzione è anche unica. Vuol dire, per esempio, le prime n righe sono indipendenti, poi tutte le altre sono dipendenti dalle prime. Se invece il rango della matrice O è minore di n, a quel punto la soluzione non è unica. Da definizione il sistema non è osservabile, noi diciamo che è parzialmente osservabile. E quali sono gli stati che non sono osservabili? Okay? Beh, si vede abbastanza chiaramente perché se la matrice ha rango inferiore a n, vuol dire che ci sono alcuni stati che sono mappati in 0. E quegli stati che sono mappati in 0 non sono osservabili, perché non riesco mai come dire, a riconoscerli. D'accordo? Scriviamo. Quindi, se il rango di O è uguale a n, il sistema è, metto tra parentesi completamente, perché non vuol dire nulla completamente, da definizione è osservabile. E tra parentesi la soluzione è unica. Unica, perché ricordatevi, ho n colonne, quindi se esiste una soluzione è anche unica. Ho più righe che colonne. Se il rango è inferiore a n, il sistema da definizione non è osservabile. Noi per come dire, entrare un po' più nel dettaglio, diciamo che è parzialmente osservabile. Poi voglio discutere un po' di questo. Gli stati che appartengono al kernel di O non sono osservabili. Ora, questa cosa magari richiede che sia spiegata un pochino più in dettaglio. Che vuol dire che non sono osservabili? Vuol dire che non me ne accorgo di quegli stati. Questo perché? Perché immaginate uno stato. X di tilde, chiaramente è uno stato X di tilde,
lo moltiplico però e mi dà una quantità, che per esempio è il termine noto. Supponiamo che mi dia una quantità che corrisponde a una sequenza di ingressi e di uscite che ho osservato. Va bene. Se a quello stato ci sommo uno stato che non è osservabile, che quindi appartiene al kernel della matrice di osservabilità, supponiamo, lo chiamo XNO per dire che non è osservabile, lo sommo a questo, l'effetto, il termine noto è identico. Quindi la presenza di quello stato non ha nessun effetto sul termine noto, quindi non riesco a avere nessuna informazione. D'accordo? Non posso sapere se lo stato di ingresso, scusate, se lo stato del sistema iniziale è x di tilde o x di tilde più xn0, perché ai fini delle uscite non cambia assolutamente niente. D'accordo? Prego. Ripetere per favore questa. Sì, ripeto, gli stati che appartengono al kernel della matrice di osservabilità non sono osservabili perché non hanno nessun effetto sulle uscite. Se torno un attimo al sistema, immaginate che gli ingressi li conosca, vedete, x di tilde, se mi metto al posto di x con 0, x di tilde, ottengo un termine noto, quindi ottengo una certa successione delle uscite. Se metto x di tilde più uno stato non osservabile, ottengo esattamente la stessa successione delle uscite, quindi per qualunque ingresso, quindi non c'è modo di rilevare la presenza di quegli stati. Ok? Allora, il concetto di come dire, qualificare un po' la non osservabilità e chiamare il sistema non osservabile parzialmente osservabile ha un significato, come dire, pratico, perché che cosa vuol dire? Qual è il problema? Se un sistema non osservabile vuol dire che considerando le uscite che ho e gli ingressi che ho, non sono in grado di estrarre nessun indizio, nessuna informazione sugli stati che non sono osservabili. D'accordo? In pratica questo ho detto. Se identifico quali sono gli stati non osservabili, io posso pensare di modificare il sistema ingegneristicamente in modo da aggiungere degli altri ingressi o aggiungere delle altre uscite in modo da rendere il sistema completamente osservabile. D'accordo? Faccio un esempio. Prendete un motore, no? Allora io posso prendere come uscita del motore la velocità di rotazione o l'angolo di rotazione. Bene. Lo stato del motore è sicuramente dipendente anche dalla temperatura a cui si trova il motore. È possibile che la velocità di rotazione esterna non mi dia nessuna informazione sulla temperatura, ma la temperatura per me è importante perché ho bisogno di controllare anche quella, altrimenti, per esempio, il motore si può surriscaldare e rompere. Se la temperatura non ha effetto sulle uscite che considero per nessuna sequenza di ingresso, vuol dire che io non ho modo di controllare la temperatura del motore. Ah, per esempio, com'è che faccio a rendere un sistema di questo tipo osservabile se non lo è? Porto fuori il dato della temperatura direttamente, banalmente a quel punto la temperatura è diventata osservabile. D'accordo? Questo è un caso particolarmente semplice, no? Però è importante, come dire, una cosa è verificare la condizione matematica, sistema osservabile o non osservabile, un'altra cosa è capire quali sono le quantità che non riesco a portare fuori, quindi che non riesco a osservare, ed eventualmente trasformare il sistema da non osservabile a osservabile. D'accordo? Ripeto, l'osservabilità del sistema è una proprietà importante perché se sono in grado di rilevare lo stato interno del sistema, posso decidere come dire, controllare il sistema e quindi portare lo stato del sistema al valore desiderato oppure comunque sì, semplicemente portare il sistema al valore desiderato. Quindi sono due quantità che è importante verificare per un sistema generico. È chiaro, è particolarmente semplice la cosa, la notazione matriciale estesa è poco rilevante per un sistema semplice con un ingresso, un'uscita e uno stato, però come il sistema cresce di complicazione è utile avere degli strumenti, come dire, matematici per poter valutare queste proprietà. D'accordo. Dunque, per
diciamo, concludere su questo aspetto. Vorrei farvi vedere le forme canoniche. Dunque, diciamo in generale la base degli stati del sistema non è totalmente separata in stati osservabili e stati non osservabili, perché nello spazio degli stati ci può essere un sottospazio, come dire, non definito esplicitamente dalla base degli stati, il quale è osservabile, non osservabile, controllabile o non controllabile. Per rendere la cosa più esplicita, è possibile fare un cambio di base degli stati ed evidenziare in modo esplicito l'osservabilità o la controlla e la controllabilità, per esempio, di alcuni stati. Come si fa questo? Innanzitutto dobbiamo poter fare un cambio di base. Vediamo nel caso di un sistema a tempo discreto come si fa e poi lo applichiamo. In pratica, se partiamo da x, che è il nostro vettore degli stati, possiamo portarci a una descrizione degli stati in termini di x', effettuando questa moltiplicazione, dove t è una come dire, matrice in generale invertibile. Va bene, quindi gli x' nuovi saranno ottenuti facendo t alla meno 1 per x. Quindi questo, come sapete, ovviamente corrisponde a fare un cambio di base e il sistema si trasforma in modo tutto sommato abbastanza prevedibile e non perde le proprietà né di raggiungibilità né di osservabilità. Se partiamo da questo sistema che abbiamo scritto prima, cosa possiamo fare? Possiamo sostituire xt per x' e poi per comodità moltiplichiamo tutto per t alla meno 1. Vedete che cosa diventa il tutto? Qui diventa x' di k più 1 uguale a t alla meno 1 per a per t di x' di k più t alla meno 1 per b di u di k. E qui abbiamo y di k uguale a c per t per x' di k più d per u di k. In pratica basta ridefinire le matrici e abbiamo fatto il cambiamento di base, cioè basta definire una nuova matrice A' che è t alla meno 1 per a per t, una nuova matrice B' che è t alla meno 1 per b, una nuova matrice C' che è che è c per t e una nuova matrice D' che corrisponde pari pari a d. Vedete, con questo cambio di matrici noi abbiamo un nuovo sistema che si scrive come il precedente, in cui abbiamo cambiato in pratica la base degli stati, non abbiamo cambiato ingressi e uscite, abbiamo cambiato ovviamente le matrici di descrizione. Questo è il nuovo sistema dopo il cambiamento della base degli stati. Quindi questo qua è lo stesso sistema, dopo il cambiamento di base.
le matrici sono cambiate. È un esercizio facile da fare se volete farlo. Le condizioni di raggiungibilità e di osservabilità non sono cambiate, perché se scrivete le matrici di raggiungibilità e di osservabilità, vedete che il rango non è cambiato. In pratica non è cambiato nel sistema. Ovviamente la funzione di trasferimento del sistema non è cambiata, come sapete. Quindi il sistema è lo stesso di prima, soltanto una rappresentazione diversa degli stati. E può essere una rappresentazione diversa che rende più esplicite le condizioni di raggiungibilità e di osservabilità, per esempio, o semplicemente può essere più conveniente per altri motivi. La cosa interessante, a fine del discorso che abbiamo fatto oggi, è che consente di rendere un pochino più esplicite ed evidenti le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità del sistema. Vediamo come. Un modo classico è guardare la forma standard cosiddetta di raggiungibilità. Come si ottiene? Si ottiene effettuando un cambiamento di base degli stati usando una matrice fatta così, con due blocchi, dei quali il primo blocco sia una base dello spazio raggiungibile. Che vuol dire una base dell'immagine di A, no, una base dell'immagine di R. Quindi e invece T2 è un altro insieme di colonne che sarà la base dello spazio non raggiungibile, il complemento non raggiungibile. Questo che cosa vuol dire? Beh, immaginate in pratica, se io faccio x uguale a t per x', vuol dire che gli x' saranno fatti in questo modo. Ci saranno i primi elementi che rappresenteranno i coefficienti della base dello spazio raggiungibile e i secondi elementi rappresenteranno i coefficienti della base dello spazio non raggiungibile. Quindi questi saranno raggiungibili, questi saranno non raggiungibili. D'accordo? Perché vedete, quando faccio il prodotto T1 per X1 più T2 per X2, gli X1 vengono mappati nello spazio raggiungibile, gli X2 vengono mappati nello spazio non raggiungibile. A questo punto è abbastanza facile capire come si. Quindi i primi elementi sono raggiungibili, gli altri elementi non sono raggiungibili. Ho separato le variabili. Ok? A questo punto è facile capire com'è che viene il sistema. Se io scrivo il sistema evidenziando gli X1 e X2, allora, come sarà fatto? X1 di K più 1, l'equazione di stato, per X2 di K più 1, uguale. Qui avrò la matrice A' che posso scrivere come blocchi, A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. Qui c'è X1 di K, X2 di K. E qui anche B lo spezzo in due per separare i destini degli stati raggiungibili. Sì, per U di K. Poi avrò Y di K uguale a, e qui C dovrà essere spezzato, avrò C1 e C2 che moltiplica x1 e x2 di k, e qui avrò d per u di k. Ok, questo è il sistema. Allora, è facile dimostrare, è un esercizio, ma andiamo alla fine. Intanto, voglio dire, la matematica si sa dove ci porta, possiamo fare conti, certe proprietà possiamo vederle. Fisicamente abbiamo capito che cosa succede, quindi sappiamo già dove, cioè che cosa dobbiamo ottenere. A parte i dettagli, che cosa dobbiamo ottenere? Se gli stati x2 non sono raggiungibili, vuol dire che non riesco a farli dipendere dagli ingressi.
evolvono liberamente, con gli ingressi non riesco ad agire. E che cosa vorrei dire questo? Vorrei dire che questo termine qui mi verrà 0, cioè che quindi con gli ingressi io non agisco su x2, che è quello significato che del fatto di dire che non sono raggiungibili, no? Con gli ingressi non li sposto dove voglio, ok? E poi chiaramente non riesco ad agire sugli stati non raggiungibili neanche attraverso gli stati raggiungibili. Quindi anche questo termine qui dovrà essere 0. Quindi in pratica che cosa succede? Gli stati non raggiungibili evolvono per i fatti loro, non sono accessibili dall'ingresso né direttamente né indirettamente. Va bene? Questa è una cosa che se prendo, se faccio questo cambiamento di base degli stati usando questo tipo di matrice riesco a verificare facilmente. Ripeto, è un piccolo esercizio, però non ha senso giocare troppo con le matrici, lì andiamo a finire. Le altre avranno espressioni, avranno le espressioni che avranno, quei due elementi vanno a zero. Quei due elementi vanno a zero perché gli stati x2 sono stati a cui non accedete. Il significato di non raggiungibili è esattamente quello, non riesco a spostare gli stati dove voglio. Va bene? È quello che abbiamo detto, abbiamo espresso in forma matematica, il significato è quello, no? Dal punto di vista più pratico. Con gli ingressi non siamo in grado di portare gli stati al valore che vogliamo. Ora che abbiamo separato gli stati, lo spazio di stati, gli stati raggiungibili con cui faccio quello che voglio, no? X1, X1. e gli stati non raggiungibili, che non riesco a modificare, che sono gli x2, una volta che ho scritto il sistema in questo modo, è chiaro che gli x2 avrò che per gli x2 non riesco né ad agire direttamente attraverso u, quindi b2 è a 0, e se scrivo le equazioni sotto mi viene x2 uguale a k più 1, a2,1 per x1, più a2,2 per x2, più b2 per u. Giusto? E questo ho letto la seconda riga del sistema. Quindi B2 per U è a 0 per qualunque U, quindi B2 è uguale a 0. Non solo, ma anche A21 per X1 è a 0, perché altrimenti potrei intervenire sugli stati attraverso gli stati raggiungibili. Nel momento in cui quegli stati sono non raggiungibili, matematicamente lì mi devono venire due zeri. Che cosa rimane? Vuol dire che gli x2 dipendono soltanto da se stessi, evolvono liberamente per i fatti loro, non sono accessibili. D'accordo? Quindi partiranno da una condizione iniziale, in base a quella evolvono e non ci si fa niente. Va bene? Quegli stati però li vedo sull'uscita. L'uscita dipende dagli stati raggiungibili, dall'ingresso, ma dipende anche dagli stati non raggiungibili su cui io non ho accesso. E questa è chiaramente una condizione non desiderata, perché non ho un sistema non completamente diciamo gestibile, per non usare una parola che a cui abbiamo dato un significato in matematica. Quindi gli stati x2 non raggiungibili evolvono liberamente e non dipendono da U. Ok? Ripeto, quello è il significato di stato non raggiungibile, è una cosa che si vede bene una volta che separiamo le variabili. Non ci sono esempi pratici per questi ingressi non raggiungibili. Sì, come al solito se si fa un esempio pratico, diciamo facilmente comprensibile, diventa spesso anche banale, però senz'altro c'è.
un esempio pratico, allora vediamo un po' se mi viene in mente una cosa adatta da dire adesso. Ma è una cosa che banalmente può anche avvenire per una cosa per esempio banalmente può anche avvenire per un circuito elettronico banale. Immaginiamo che io voglia facciamo un esempio, no? Immaginiamo che io voglia fare un bandgap, va bene? Un circuito elettronico banale. È chiaro, un bandgap è un circuito in cui c'è un sistema di controllo di fatto, perché io voglio fare in modo che la tensione d'uscita sia indipendente dalla temperatura e dalla tensione di alimentazione, per esempio, o dalla resistenza d'uscita. Allora, in realtà quello che può succedere è che se io, vabbè, insomma, forse è un po' banale, pensate un po' su due piedi, ma insomma se l'uscita di fatto dipende da due variabili, una che è la temperatura e l'altra è la corrente che viene assorbita, e io vado a controllare l'uscita soltanto sulla corrente che viene assorbita, è probabile che la temperatura sia una quantità non raggiungibile, nel senso che poi la temperatura influenza l'uscita del sistema, ma direttamente io non ho modo di controllarla. Questo è l'esempio di un, quindi dovrei cercare un sistema di controllo che in qualche modo mi fa agire su qualche variabile che ha effetto direttamente sulla temperatura. Questo, vabbè, non so se è l'esempio più adatto, ma insomma, ecco, quella è il. Diciamo, è la situazione di un sistema che non è completamente raggiungibile perché c'è una variabile che in modo esplicito ho dimenticato, ma ha effetto sull'uscita. Ok? Se mi viene in mente un'idea più, cioè un caso un po' più evidente, lo vediamo insieme. Ragioniamo sulla stessa forma standard, però per l'osservabilità. Allora io faccio la stessa cosa, chiaramente uso una matrice T, stavolta fatta diversamente, dove avrò T1 che è una base dello spazio osservabile e poi avrò T2 che è una base dello spazio non osservabile. Ovviamente la base dello spazio non osservabile è una base del kernel di O, ricordate? Quindi la x' mi verrà fatta in questo modo, i primi elementi fanno parte, quindi i primi elementi vengono mappati nello spazio osservabile, quindi sono elementi osservabili, i secondi elementi, gli x2 sono elementi non osservabili, ho di nuovo separato. A questo punto il sistema viene fatto come prima, quindi scrivo il sistema pari pari di prima e poi vediamo che cosa ci aspettiamo. Poi ho quest'altro.
Ok, queste sono le matrici spezzate a blocchi. Ecco, chiaramente che cosa mi devo aspettare adesso? Se gli x2 sono non osservabili, vuol dire che abbiamo detto, guardando gli ingressi e le uscite, non siamo in grado di ricavare gli stati. Quindi gli x2 devono essere invisibili. Cosa vuol dire invisibili? In pratica, certe cose a questo punto le potete aspettare. Vuol dire innanzitutto che questo c2 fa 0, quindi non hanno effetto sulle uscite, va bene? Ma non solo non hanno effetto sulle uscite, non devono avere neanche effetto sugli altri stati, perché se hanno effetto sugli altri stati, poi gli altri stati li vedo in uscita, vuol dire che qualche informazione sugli x2 li posso ottenere. Quindi deve essere 0 anche questo termine qua. D'accordo? Quindi mi trovo a 0 questo termine e questo termine. Di fatto, quindi, gli stati x2 dipendono dagli ingressi, perché evolvono in funzione anche della sequenza d'ingresso, ma non hanno nessun effetto sull'uscita, né direttamente né indirettamente. Non hanno effetto sulle uscite che ho scelto di avere, né quindi in pratica sono completamente invisibili, non osservabili, come dire per definizione. Quindi chiaramente per portarli fuori dovrei aggiungere uscite in modo da portare direttamente fuori quegli stati o trovare un modo per, come dire, riuscire a poterne misurare l'effetto. Bene, per concludere su questo discorso, esiste definita cosiddetta forma canonica di Kalman, che comprende le due precedenti e che mi permette di evidenziare gli stati, tutti gli stati, una base che rende esplicita la osservabilità e non osservabilità. Di fatto, che cosa facciamo? Abbiamo una matrice per fare il cambio di base degli stati divisa in 4 blocchi, di cui il primo blocco sono stati non osservabili ma raggiungibili. Quindi in pratica si tratta di fare l'intersezione tra il kernel della matrice di osservabilità e l'immagine della matrice di raggiungibilità. Quindi sono stati non osservabili perché appartengono al kernel di O e raggiungibili perché appartengono all'immagine di R. Poi ho qua gli stati osservabili e raggiungibili, poi qua ho gli stati non osservabili e non raggiungibili, chiaramente faccio tutte le combinazioni, l'ultima sono gli stati non osservabili e osservabili ma non raggiungibili, la quarta combinazione. Quindi una base per ciascuno dei sottospazi, il totale fa tutto R alla N, di conseguenza avrò una matrice nuova x', un vettore nuovo x' degli stati diviso in segmenti. Prima ci sono gli elementi x1 che sono non osservabili e raggiungibili, poi gli elementi x2 osservabili e raggiungibili, ovviamente insomma nella stessa sequenza della matrice T. Va bene. E di conseguenza posso anche scrivere il sistema, ora vediamo un po' se riusciamo a farlo una volta sola, generale, spezzando gli stati in questo modo. Quindi questa è una matrice 4x4.
quindi con 16 elementi, qui ci sarà x1 di k, x2 di k, x3, x4, poi c'è la matrice B, B primo, in realtà fatta di 4 blocchi, che moltiplica per U, quindi questa matrice mi identifica la dipendenza degli stati dall'ingresso, e poi per concludere qui avrò l'uscita, che avrà la matrice C' che è fatta di 4 blocchi, che moltiplica gli stati, più il termine D per UK. Allora, che mi aspetto qua? Innanzitutto abbiamo detto che mettiamo insieme le cose che abbiamo visto separatamente prima, va bene? Allora, gli stati che sono non osservabili non hanno direttamente effetto sulle uscite, quindi il primo, gli 1 e i 3 non hanno effetto sull'uscita, questa va a 0 e questo va a 0. Okay. Non solo, ma non hanno neanche effetto sugli stati che sono osservabili, quindi x1 non deve avere effetto su x2, neanche x3 deve avere effetto su x2, e non devono neanche avere effetto su x4. Bene, quindi per gli stati non osservabili ho quei sottoblocchi a 0. Gli stati che non sono raggiungibili invece sono i 3 e 4, non blocco x3 e x4. Cosa hanno? Beh, chiaramente se non sono raggiungibili non dipendono dagli ingressi, quindi questo va a 0, e non devono dipendere neanche dagli altri stati, quindi questi 4 termini vanno a 0, perché non dipendono da x1 e x2. Quindi di fatto questa è la situazione. Questi blocchi vanno a 0 e gli altri sono genericamente diversi da 0. Quindi avrò questo A11, A12, A13, A14, B1, A22, A24, B2. L'uscita dipende soltanto dagli stati osservabili, l'ingresso dipende, dunque l'ingresso agisce soltanto sugli stati raggiungibili, ovviamente. Notate una cosa che, questo si vede abbastanza bene, gli stati, questo lo vedete abbastanza bene, vedete x2 sono gli stati osservabili e raggiungibili, hanno un'evoluzione come dire indipendente dagli altri, perché dipendono da se stessi e dagli ingressi, hanno solo A22 e A24, dipendono anche dagli altri stati osservabili, i 4, che però a loro volta non sono raggiungibili, quindi vivono di evoluzione libera. Cosa interessante è che se andate a calcolare la funzione di trasferimento, la funzione di trasferimento di fatto dipende soltanto dagli stati osservabili e raggiungibili, sono gli unici stati che vedete nella funzione di trasferimento. Ok? Quindi andando a calcolare la funzione di trasferimento, quindi un esercizio abbastanza facile, vedete che nella funzione di trasferimento conta questo e conta questo. Tutto il resto non ha nessun effetto sulla funzione di trasferimento. E chiaramente gli stati della funzione di trasferimento che intervengono sulla funzione di trasferimento devono essere accessibili dall'ingresso e devono dare contemporaneamente un effetto in uscita.
Sì, abbiamo scritto non osservabile e non raggiungibile. Perché dunque x3 è non osservabile e non raggiungibile. Dipende da x4. Non capisco la domanda, perché mi dice Dovrebbe dipendere solo da x3 in k, essendo no, al contrario, perché x4 è x4 che dipende soltanto da x4, perché dunque x4 è non raggiungibile e guardiamo prima x4, poi vediamo x3. X4 è raggiungibile. È non raggiungibile e quindi non dipende, evolve solo per conto proprio, però è osservabile, quindi si vede all'esterno. Ok? Infatti C4 è diverso da 0. Questo torna. X3 invece non è osservabile, e che infatti non si vede all'esterno e non ha effetto sugli altri stati osservabili. Perché non agisce né su x2 che è osservabile né su x4 che è osservabile. Agisce soltanto su se stesso e sull'altro stato non osservabile. Il fatto che dipenda da x4 non è un problema, tanto comunque in uscita non riesco a vedere niente. Cioè dipende da un altro stato non raggiungibile e quindi di fatto non cambia la raggiungibilità del sistema. Contemporaneamente però non è osservabile, quindi poi all'uscita io non riesco a notare nessun effetto. Se fosse stato l'unico stato non raggiungibile, non potrebbe, cioè, A3 e 4 sarebbe stato da te, cioè dovrebbe dipendere solo da se stesso. Vabbè, certo, se non ci fossero altri stati non raggiungibili e osservabili, A3-4 sarebbe stato, non ci sarebbe stato. Diciamo, il discorso è che se degli stati non raggiungibili ce ne sono alcuni osservabili e alcuni non osservabili, quelli non osservabili possono dipendere da quelli osservabili, ma quelli osservabili non possono dipendere da quelli non osservabili per definizione. Ok. Va bene, ci fermiamo qua.